Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, signori. Programma cool. Anche in aria, ma soprattutto cool. Ammazza, guarda, ma ora ci arrivo. Ma l'ho coperta a metà fatta, che è di giallo vestita. Oggi ocra. Un mix fra una curcuma e un macis. Che è all'esterno della noce moscata. Soprattutto questo tessuto a nido d'ape è molto bello, molto fresh. C'è sempre fresh da imparare. E poi siamo in tinta colori fondamentali, blu e giallo. In mezzo ci sta il neutro, Riccardo Rossi. Neutro, magari. Barra dritta lungo le assi del gusto. Tieni forte. Con degli orecchini rubati a Pocahontas. Too much. Ok. Chiara Maci. Colorata. Fastidioso. Ma sì. Fastidioso, no. Sì. Vanessa, da Teramo oggi. Sfida. Un vicino di casa di Chiara Maci. Cristian da Bologna. Cosa si dice di Chiara Maci a Bologna? Non lo voglio sapere. Quattro sfide, la prima non dà punti, chi la vince sceglie dopo. Manualità. Vedete questa splendida cremina qua? Questa di solito si fa con la prima uscita della moca, infatti è lì che sta per uscire il caffè, con lo zucchero si sbatte, si crea questa cremina che serve poi messa sul caffè proprio in tazzina, fa quell'effetto espresso. 3 minuti, vediamo chi la fa meglio. Via! Okay. Sono partiti caldi perché tanto stanno aspettando. È facile. Sì. Poi vi do un consiglio. In estate fate la prima uscitina della moca così, la versate con un po' di zucchero. Meglio ancora se usate lo zucchero liquido, quello che è zucchero di canna liquido. Si trova tranquillamente al supermercato. E ghiaccio. Mettete nel mixer. Quando sentite, non sentite più scricchiolare il ghiaccio dentro, avrete un caffè cremosissimo montato al mix. Sarete già svegli da un'ora e mezza, perché insomma, capito? Io devo dire che io ero un grande esperto di moca. Ricordiamo che è un oggetto straordinario, lasciamo perdere chi l'ha inventato, io lo so, eccetera, ma se no automaticamente la marca è tutto. È un pezzo bello del Made in Italy che si fa valere nel mondo, perché ogni pezzo è intercambiabile, cioè puoi cambiare tutta una moca. Mi serve solo la caldaietta, mi serve solo il filtro, solo la valvola, solo il sopra, solo il manico, solo la cosa. E soprattutto, esatto, e soprattutto quando il caffè non esce, lo dico agli amici a casa, vi dico io perché non viene bene. Perché a forza di buttare sul secchio della spazzatura il caffè che sta dentro, si acciacca il cestello interno, così, quello che sbagliare si chiama filtro, si sbatte così, si inclina quindi dentro al coso, non può più quindi andare bene il vapore su e il caffè non viene bene. Allora, qui c'è... che dici? Ma il caffè non dice niente. Lei c'è, è uscito già? Sì. Questa è stata sbattuta da Riccardo Rossi. Spesso quando si usa la moca piccolina e si mette la fiamma al massimo, la fiamma a volte spinge verso l'esterno. Invece è meglio che stia sotto precisa, in quel modo spinge di più di temperatura. Che fatto? Sembri abituè a questa... Sì. La fai? Mia madre la fa sempre, quindi... Hai capito? Vedi? Averci un po' di tradizione in famiglia, di... coccolarsi. Hai messo troppo di uno o poco dell'altro, diciamo. Forse ti mettiamo una in piatta. Anzi, in tazzina. Tre. Stop.
E vabbè, dai, fammi un macchiato, dai, fai su. Fai un macchiatone, dai. Perché hai aggiunto il caffè alla fine? Perché dovevo girare. Ah. Vabbè. Vabbè, serve solo per svegliarsi. Vabbè, sei qua. Vabbè. Questo che non bevo io. Eh? E quello lì è solido. Sì. Ma chi vince? Fatemi un nome. Vabbè. Sai come si chiama questa a Milano? Rossumada. Ah, la Rossumada, sì, tre per favore. Cioè, un applauso. Allora. Qua, i bambini. I bambini. Allora, attenzione! Riso basmati o fettuccine alla boscaiola? Ammazza. Riso basmati. Ma sì, va, siamo a dieta. Senti, mangi lo zucchero. È riso basmati l'ingrediente per la prova di abilità. È un riso profumato, bianco, chicco-lungo, fine, che si presta a tantissime cose. Di solito è come companatico di un elemento principale. Non so cosa ci farete, stupiteci, 30 secondi per fare la spesa. Bravi che saranno. Via! Di solito partono invece. E io vado a dare la mia ricetta di quelle facili facili. Allora. 2 petti di pollo, 2 limoni, 4 cipollotti freschi, un cucchiaio abbondante di curry dolce o curcuma, se non vi piace il sapore del curry, olio extravergine d'oliva, uno spicchietto d'aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, fecola di patate e ovviamente 200 grammi di riso basmati. E stop! Molto Japan. Buoni da mamme. Chiara Masci ne mangia solo questi? Sì. Abbastanza semplice. Va bene, ci piacciono le cose semplici. 10 minuti, via. Avvocato! Sì, mi dica. Avvocato, lei, non l'avvocato. Che fai? Che fai? Allora, faccio un riso semplice con dei bocconcini di tacchino. E un soffritto di peperone e cipolla. Semplice. E poi anche tu usi il curry, anch'io nella mia ricetta. Sì, curry e paprika. Ok. E rum? E sfumerò la carne. Ah, perché lei prende spunto da dove va in viaggio. Sì. Quindi ha imparato a fare le fajitas in Messico, ha imparato a fare la banana flammata rum in Giamaica. Sì, sai tante cose. Mi studio. Bravo, bravo. Mi studio. E ha imparato a utilizzare i coltelli a Roma. No, per pelarla mi va bene, però ti do questi così tagli meglio il peperon house. Perché grazie. Lo dovrai mettere in quella padella che hai appena messo sul fuoco. Mi piace questo tuo nuovo modo di parlare subliminale. Sì, perché è quasi minaccioso ma subliminale. Esatto. Allora, qua, il nostro restaurant manager, colui che di solito mette sotto e dà gli orari a chi di solito cucina, oggi è dall'altra parte. Ok. Padella calda sul fuoco con olio extravergine. Con cosa fa? Pensavo, vedendo gli ingredienti, che tu tirassi fuori un wok o un qualcosa del genere. No, faccio tutto molto light, per il piacere di... Ops. Hai fatto anche un lake più che un light con l'acqua di cottura. Metti insieme. Mi dici come cuoci? Cioè, come li cuoci? In padella? No, adesso li aggiungo lì al basmati fra un pochino. Ma anche il cipollotto? Anche lo scalogno? No, lo scalogno e la buccia di limone e il cardamomo tutto a crudo alla fine. Ah, ok. Strana, Sì. Dove l'hai presa la ricetta? Da me. Creazione tua propria? Perché il cardamomo lo uso parecchio a crudo. Mm. Il limone anche, lo scalogno ne metto poco. Ne metto poco. Hai visto? Ne metto poco. Voilà. Allora, parliamo di riso basmati. Parte chiara perché questi sono gli ingredienti, quelli che sono un po' di moda. Sì, è vero. Riso basmati, riso venere si usano molto ultimamente. Io lo farei aromatizzato, tu usi il curry, io lo farei allo zafferano, restando più in Italia, da abbinare ad un salmone fresco, magari fatto con a cubotti, con degli asparagi bianchi. Quindi in abbinamento sempre vicino, si può fare anche a tortino, semplicissimo, però io lo aromatizzerei solamente, cioè non lo uso da condire, da condimento, anche perché i chicchi restano molto sgranati. Tu come lo usi il riso basmati? Però lo mangia lui. Io lo mangio, amore, sì.
Sentite ragazzi, scusa, ma questa è una trasmissione di cucina o un'agenzia di collocamento sentimentale? Spiegatemelo. Ok? Vogliamo parlare del riso basmati? Ma no, Fiammetta, ma il riso basmati è... Sì. Tecnicamente sì, ma guarda, sì, ne parli siamo tu, arrivati noi... all'asilo. No vabbè, ma siamo arrivati a quella gita dove si fa, si incide il cuore sull'albero rovinando monumenti, alberi, guarda, eccetera. Guarda, ti faccio quello preciso, vedi, vedi che c'è una cicatrice, e cosa è? Ho fatto in quel modo lì, parliamo di riso basmati. Ma riso basmati. No, basta, basta, basta. Riso basmati non interessa. Come fai? Riso basmati in India. Dunque, a me piace molto un pollo tandoori, cioè fatto, anche lasciato con yogurt, paprika, tutta la notte, paprika, così. E poi cotto, naturalmente, e dopo a lato il basmati. Ok. Sì. Perfetto. Io farò adesso, darò una ricettina veloce. Perfetto. Di pollo da fare in padella con a fianco appunto il basmati. Fondo di cipollotto abbondante tagliato a velo con l'olio, dovete far stufare, fiamma dolce, con l'extravergine ovviamente. Lo spicchietto d'aglio per profumare e poi lo si toglie. I petti di pollo si tagliano a dadini. Se avete tempo, prima li lasciate in ammollo nel latte. Io non ve l'ho dato per gli ingredienti perché sono piatti da far veloci così. Quindi si passa nella fecola di patata e si rosola in questo fondo di cipollotto stufato. Si bagna con il vino bianco, si aggiunge il succo del limone e anche un pochino di parte gialla, così gli toglie un po' del dolciastro. E ovviamente il curry o la curcuma a vostra scelta. In parte si prepara il riso. Come si fa? Io lo metto nel setaccio, quello dello zucchero a velo o in un colapasta a buchi fini, e lo lavo sotto l'acqua fino a che non perde la parte bianca, che è l'amido in eccesso. Poi lo metto in una casseruola, lo copro con due dita d'acqua, aggiungo il sale, metto il coperchio, porto a ebollizione. Quando vedo che comincia a uscire il vapore, da lì calcolo il tempo di cottura senza mai aprirlo. Va in restrizione e non si appiccica più chicco con chicco, rimane più effetto pane. E si serve il pollo sul riso. Siete curiosi? Volete fare qualche domanda voi ai concorrenti, che non sul lo facciamo riso basmati? Mai? No, su sulla loro vita privata, così li mettiamo. Beh, volevo sapere questa cosa della conoscenza con Chiara Maci. No, io non è che la conosco, purtroppo. Era una battuta la mia di prima. No, no, senti bene. No, la vedo, abitiamo nella stessa via, nella stessa città, e quindi spesso la incontro. Ah, io ho fatto la battuta. E invece c'è gol. Aspetta, guarda quell'aria di gelosia. Aspetta, dimmi, quindi la vedi cosa fa? Che ora torna? No, io la incontro di giorno, quindi sempre abbastanza... Strano. Quando torna a casa. Quando torna a casa. Ok, lui sta facendo, non me lo dice, praticamente sta cuocendo, facendo bollito il riso con i pisellini, le tamame, ok? E poi metti, ovviamente, in abbinamento, come si fa con il sushi, il ginger, esatto, che marinato nel lume hiboshi, pepe? No, cardamomo. Ah, cardamomo, scusa, zeste di limone, cipollotto, bello sprintoso, bello fresco, aromatico. Qua invece c'è un profumino di arrosticciato, bello dolciastro, sì, del peperone, della cipolla, hai sfumato con il rum e poi il colore è paprika e curry. Sì. Bello saporitino. E aggiungendo poi il brodo vegetale, deglassi tutto quello che succede lì dentro e ti viene un sughetto pazzesco, vero? Dovrebbe, speriamo. Se aggiungi essi, io non posso dirti cosa fare. Sì, sì, ma infatti... Io ho dato la ricetta dicendo di passarlo un pochino nella fecola, perché poi aggiungendo poi il liquido, il brodo o l'acqua, o in questo caso nella mia ricetta il vino e il succo di limone, ti crea questa viscosità che poi avvolge il riso. Okay. Sapete quanto manca? Un minuto. Cosa stai facendo là? Io? Ho scolato il riso. Ah, hai capito come? Hai buttato un chilo. Poi... ok, hai scelto quel due, hai messo un chilo di riso e due pisellini. Ah, ho capito. Va bene. Sei fidanzato? Purtroppo no. Guardami. Purtroppo. Ah, ha fatto purtroppo, no, come dire.
Tu purtroppo no, sei fidanzata, sei sposata? Io sono sposata. Lo so, so tutto. Che ti manca? Volevo qualcosa per scolare il riso. 15 secondi di tempo a finire. Hai fatto tutto Japan, però poi mi usi l'extravergine, eh? Beh, un pochino. Per esempio, qua un olio di sesamo ci sarebbe stato benissimo. Vi do 5, 4, 3, 2, 1, stop! Io lo sapevo che succedeva. Avvocato? Sto facendo obiezione. Su! E non è quello, non è presentazione. Avvocato? No, sì. Buttalo sopra. Avvocato? Okay. L'udienza è tolta. La presentazione è tolta. In posizione davanti al banco degli imputati, ovvero il tagliere. Mazza, detta così, ragazzi. Allora. Qua è tacchino, peperoni, cipolla, curry, paprika e rum. Su, basmati che era il tema. Caldissimo. Ottima ricetta. Brava, perché è molto profumato, aromatico. Il riso è protagonista, così come è companatico, diciamo, di accompagnamento. Mi piace l'idea di aver tagliato a pezzettini molto piccoli, in modo che si amalgama molto bene con il condimento, e il peperone dà un po' di quel tocco in più di sapore. Brava, buono. Sì. Ecco, il cuore proprio sotto fiammetta, in modo che... In modo che? Capisca proprio questa situazione che esplosa sotto i suoi occhi. Molto buono, ottimo, cotto molto bene, buono il riso basmati, ok. Molto piacevole, diciamo che è una versione molto europeizzata di un piatto indiano, quindi alla lontana ci somiglia, però per il gusto mediterraneo può andare. Passiamo a ancora più all'occidente, anzi ancora più all'oriente, che dico, scusate, questo l'ha chiamato come basmati zap. Facile. Essenziale. Basmati bollito con edamame, pisellini e poi semplicemente condito poi a freddo con scorza di limone, cardamomo, basilico, scalogno tritato, tutto crudo. Allora, sulla leggerezza siamo concordi, nel senso che effettivamente sia il trattamento del riso che il condimento lo lasciano molto leggero, molto light. Qui quello che fa la differenza è il cardamomo, che si sente bene, l'agrume, che l'hai lasciato comunque in zeste abbastanza grandi, quindi è piacevole anche quello. L'unica cosa è che il condimento l'hai messo solo sopra, e sotto è tutto quanto riso solamente bollito. Io l'avrei amalgamato di più e ne avrei messo un po' di più, anche perché così andrebbe benissimo di contorno ad un piatto principale, non come unico magari piatto principale. Pesce. Sì, magari. La prova era sul riso basmati e qua c'è il riso basmati. Basta. No, ci sono anche altre cosette. Mi piace, non lo mangerei, ma il limone ci sta benissimo. Filo d'olio avrei adorato. C'era, però poco. È stato molto light. Oso. Io penso che quello serva per pulirsi la bocca tra un boccone e l'altro, però... Tu dici, almeno... Ma è molto piacevole, però
pulirsi la bocca del riso con questo è privo di senso, nel senso, voglio dire che il riso è completamente neutro, quindi mangiarlo insieme oggettivamente è troppo piccante e quindi, benché sia ben studiato il sapore però è vero che manca la parte centrale. Ci stava un chirashi accanto. Sì. Votiamo prima, sì. Poi ve lo spiego. Per poi arrivare al basmati jap. Ha cambiato font Riccardo Rossi. 11-8 per Vanessa. È andato meglio il pollo al tacchino con i peperoni. Torniamo subito, pubblicità. Bentornati in studio, Cuochi e Fiamme ha iniziato con una prova a base di riso basmati. Vanessa l'ha vinta per 11-8 su Christian e sceglie tra avocado o mais. Avocado. Sei nel campo. Prima te la sei chiamata, guarda come c'è. È l'avocado l'ingrediente base per la prova di creatività. Io lo adoro, al contrario della faccia di Riccardo Rossi. Vi consiglio sempre di comprarlo con il picciolo, così dentro non è nero, e vi consiglio di prendere un sacco di ingredienti nella vostra dispensa, altrimenti il campanello servirà per avere altri 30 secondi anziché il mio aiuto. Questa è la regola. Pronti? Via! Spesa! Allora, l'avvocato tira fuori un po' di roba per l'avocado. Prezzemolo, cipolla, patate bollite, farina di grano saraceno, farina di semola sembra, cipolla rossa, polenta stampata fredda, bresaola, fecola di patate, grana, pomodori. Che formaggio è? Questo dovrebbe essere... Stop! Fontal. Belle queste vongolone, ci piacciono. Polvere di pistacchi, addirittura quanti ingredienti? 10 minuti. Via! Chiara voleva un pezzo di fontal. Sì, Chiara, sì. Allora, anche due. Che fai? Gnocchi? Faccio degli gnocchi, sì. Ah, non vuoi chiedere un aiuto a Simone Ruggiati? Più tardi. Più tardi, quando manca un secondo, esatto. Va bene, è giusto. Lei cosa fa? Io faccio una quesadilla italiana, l'ho chiamata. Una? Quesadilla. Cosa dice quesadilla? Usa la polenta, la friggi? Sì. Un po' gli ingredienti che si fa alle quesadille messicane, però con gli ingredienti un po' loro e un po' nostri. Quindi la polenta, il formaggio fontal. Sì, anche perché sono buone, però il formaggio che usano non è proprio il massimo. Esatto. Sì, quel formaggio che poi lo trovi tutto a listarelline, che poi si asciuga, perché spesso viene grattugiato prima per preparare la linea, e dopo rimane un po' così asciuttino. E metti bresaola, quindi ho capito. No, quello è manzo affumicato. Manzo? Ah, ok, pensavo fosse bresaola. Da qui sembra buono. Quindi un mix. Senti, ti serve tutto il formaggio, perché te la puoi giocare tu la giuria. Sai che qui c'è la... Vuoi fare un assaggio? No, non cioè, io. Cioè, vuoi far fare un assaggio? No, non nemmeno. Devo fare l'assaggio. Fare. Sì. Bimbi golosi. Anche per Fiammetta. Secondo te ne facevo due? Spesso ne fatti solo due. Ma non è vero. Allora... Non mangiate. Che faccio? No, appena puoi mi fai gli gnocchi. Scusa, eh. Ecco fatto. Allora, come lo fai il sughetto? Allora, io adesso faccio soffriggere l'avocado con un po' di cipolla. A parte faccio andare le vongole con l'olio e l'aglio. Ok. Poi unisco il tutto e frullerò al mixer praticamente l'avocado.
Difficile parlare e cucinare, eh? Abbastanza. Abbastanza. Sento Ruggiati col coltello numero uno in mano. Come? Col coltello numero uno, chef knife. Oddio, questo è duro. Eccoli qua. Mille gnocchi. Le mille gnocchi. Titolo della ricetta? Gnocchi saraceni con pesto e avocado. Pesto di pistacchi e avocado. Ok, come, che ci metti nel pesto? La granella ce l'hai già. Vedo del sì, prezzemolo. Poi ci metto un po' di pepe, un po' d'olio e un cucchiaio di parmigiano. Ma dimmi una cosa, vedo sì. Lì delle cipolle. Infatti. Mi fa tagliare gli gnocchi che è la cosa più semplice. Vabbè, notaio. Tanto... Sì? Fai. Che dice, posso dare anche una tritata alla cipolla o... Ma magari. Sai perché lo dice? Che stai facendo? No, ma tanto va il mixer. Che vuol dire? Ma deve cuocersi. Sì, vabbè. Ma si può. No, dai, intervieni, stai lì ormai, dai. Bastano? Sì, bastano, basta. Tanto ne sa. Allora, sappiamo benissimo che quando si usano i frutti di mare, l'importante è quello di far assorbire agli gnocchetti il liquido dei frutti di mare lasciato in padella. Magari sollevandoli si rischia anche meno di asciugarli. Bella, questo è il rumore mio preferito. Guacamole, mi viene ovvio. Allora, avocadi ben maturi, tastateli. Perché al supermercato si trovano bellissimi, belli verdi, ma sono duri come il muro. Come si dice in Toscana, quindi tastate, devono essere un po' più scuri fuori e deve, appena pressati devono prendere un po' la forma del dito. Non li rovinate tutti, altrimenti vi buttano fuori al supermercato. E possibilmente, vi dicevo, con il picciolo sopra ancora attaccato, perché se entra aria all'interno tendono a ossidarsi e avere filamenti neri. Quello si spolpa, si schiaccia e si spruzza subito di limone o succo di lime. Si aggiunge un pochino di cipollotto fresco tritato, tabasco, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, anche tanto. Nella ricetta originale si mette il cerfoglio, io metto il prezzemolo perché altrimenti, come dice Riccardo, sa un po' di detersivo, cioè c'è un gusto un po' troppo forte tendente al cilantro. Si finisce aggiungendo una concassé di pomodori, meglio sarebbe privati di semi e acqua di vegetazione e anche della pelle. Ottima da mangiare anche con dei semplici nachos per un after ring, diciamo un pre-cena con una bottiglia di vino. Che ti manca? Mesto. Il mestolo, ok, no, ah, questo non l'ho capita. Ecco, c'è già caldo. Che fai di qua? Ci salto il manzo affumicato. Ma hai 4 minuti, no? Sì. Ci mettevi un filo d'extravergine. Si scaldava? Io lo faccio. E poi avrei messo quello mentre facevi dorare un po' di... Vabbè, dici te, ma la ricetta è mia, che vuoi? Vabbè. No, ma io ti ascolto. Perché io avrei lasciato un po' di più questa lì, che diventava un po' più crunch. Mentre facevi quello, ti trovavi questa già pronta e anche bella calda. Però... Guarda, tu non sai in quante case non... dove vado a cucinare a fare i miei show food. ero venuto pensando serio anche, perché mi sembravi serio, no? Ma ero serio, perché tante volte... Guarda, vengo io, cucino io. Non ci sono i coperchi, vanno comprati i coperchi. Per favore, amici di qualche fiamme. Oh. Prego, parla. Vabbè, il tema era avocado. Chiara. Avocado. Avocado lo faccio piccolino. Allora, se vuoi lo faccio anche piccolino, a cubetti. Sì. E lo userei come ripieno per un fiore di zucca. Hai visto? Lo fa come voglio io. No. Ma non è, sei uno stress. No, Si arrabbia. Vabbè, no. Parlate stasera di queste cose, quindi... Io parlavo di un ripieno di dentro i fiori di zucca, quindi fare avogado e, vabbè, uso sempre la ricotta, quindi magari un altro formaggio fresco. Quanta ricotta usi all'anno? 8 kg? 8 quintali? Mi piace molto. Mi piace molto, anche a lui. Sono tutti un po' sbentati. Sì, tuoi pappine. Sai, no. A una certa età... Però sta bene dentro il fiore di zucca, anche in purea quasi, cioè in crema. Perché ridi? Vabbè, Fiammetta, parliamo d'avocado. No, ha detto purea. Parliamo d'avocado. Avocado. I più cari amici di Fiammetta sono avocati. Avocati, nodai, eccetera. Dai, mi è venuta così, ambattutina. Non sono una grande fan dell'avocado. Bene. Questa avocado l'abbiamo smontata. Non ti piace? Fa anche bene. Non, alla pelle?
Vabbè, voglio dire, vogliamo fare una mascherina con l'avocado? No, perché francamente tu t'aspetti, è un frutto molto cremoso, allora ne posso usare un pochino, però quella moda molto retro ormai, devo dire, di avere il mezzo avocado dove poi dopo mettere il limone così, col cotto, o anche con il limone la cosa, e poi lo mangiavi a cucchiaini, lo trovo orrendo, perché dopo non avevi mangiato niente, ma avevi mangiato 100 grammi, fanno 200 calorie. È pesante. Sì. Più l'olio, perché qualcosa ci metti. Ma il limone, un disastro. Avevi mangiato niente, ma eri così. Sarà non però tipo molto. Il guacamole ti piace? Il guacamole è carino. Ecco. Soprattutto là. Quando perché vado in loco, mangio il guacamole, sì, va bene, se poi lo devo fare. Mi dispiace non essere stata molto... Ciao Simo, grazie, a presto. Ciao. Te l'avvocato. Torno alla prossima puntata da voi. Allora, sapete quanto manca? Zero. Stop! Brava, brava, in piatta. Belli anche, belli entrambi, bravi, bravi, bravi. Bravi. Aspetta. Sì, no, fatto. Lo stai facendo apposta, vero? Vabbè. Le foncoline. Devo andare piano perché... ho paura che mi faccia causa. Vado? Piatto stroboscopico. Gnocchi saraceni con pesto di pistacchi e frutti di mare. A mio parere molto buono, in questo caso l'utilizzo dell'avogado anche così con il pesto di pistacchi, perché neutralizza un po' il pistacchio, cioè si sente un po' meno, non è così forte, quindi si sposa bene con le vongole, anche se sono poche, ne avrei aggiunte qualcuno in più, e lo gnocco molto carino da fare, tra l'altro brava perché hai fatto anche un lavoro in più, è rimasto solamente un po' troppo gnocco, un po'... Lo gnocco e gnocco. Lo gnocco e gnocco. Ma com'è che lo chiami il tema della prova? Perché te sei influenzata da lui. Cosa? Il tema? Sì, quello verde con la buccia e il nocciolo dentro. L'avocado. L'avocado. L'avocado, vero? L'avocado. L'avocado. E ti influenza. Parlano uguale ormai. Stanno a rosicare tutti di questo segreto. Amore, io non capisco come mai. Ma che succede? Una cosa bella della vita? Io non lo so. Tutti stanno a rosicare. Vabbè. La prendo qua. Il guscio è la parte croccante. Sì. Un altro che rosica. Ecco. Buono. Giovedì, gnocchi. Gnocchi con l'avvocado. L'avvocado. Sono buoni. C'è una... buona cremosità. Indovina da chi la dà? Formaggio? No. L'avocado? Non so, molto sono un po' strani, molto buono. Sì. Buoni. Cotto, non si mangia spesso, con frutti di mare non particolare. È curioso di trovare l'avocado cotto, però francamente non c'è nessun sapore che emerge un po' deciso. C'è questa nota più terrosa del gnocchetto, però lo trovo monotono, è tutto su un unico tono, non ci sono momenti di contrasto. E neanche quel piccolo salatino, per esempio, che darebbe una crema di formaggio, per esempio. Sulla cottura del gnocco non mi avete detto niente. La cottura del gnocco va bene. Gnocco gnocco, l'ha detto Chiaramaci. Allora, ripetimi il titolo. Quesadilla italiana. Ha usato la polenta fritta come base panosa. Formaggio al centro, manzo affumicato che poi non hai saltato alla fine. No, non bastava il tempo, l'ho messo così. Ti è andata bene, secondo me. Ma qual è manzo affumicato? Questa specie di speck? È una sorta di bresaola. Ah, affumicato. Boh. Allora, è un piatto complesso, nel senso che ci sono tanti ingredienti e l'avocado
perché ci penso adesso. Effettivamente, visto così, con la polenta fritta, il formaggio, il manzo affumicato, sembra una botta di calorie assurda proprio da vedere. In realtà rinfresca, perché ovviamente usato a crudo, solamente frullato, quindi a livello gustativo mi piace molto, a livello calorico è veramente una botta di vita, però sì. Però a livello gustativo è buono, è anche bello come è presentato. Ho usato il colore del piatto simile a quello dell'avocado. Ha ragione Simone Ruggiati. C'è un problema di temperature della polentina. È la polenta? Sì. Che effettivamente senti l'avvocato un po' troppo fresh. Fresh. Invece era meglio se la temperatura... Ma è croccante la polentina? Mi preoccupava quello. Perché essendo cremoso l'avocado, esatto, stavo cercando di consigliare di rendere molto più croccante la polentina. Devo dire sì. Comunque l'ensemble non è male. Dovrei assaggiare. Sembrano degli gnocchi alla romana visti così, fiammetta. Io l'avrei gradito anche un po' più slice. Più sottili. Per la mangiabilità. Vabbè, comunque ragazzi, sempre 10 minuti per l'amor di Dio, serviva un laser. Devo dire che l'idea è molto originale, però alla fine, benché l'apparenza del piatto sia molto gustosa, però alla fine il sapore è confuso, francamente. Votateli. Prima lo gnocco di grano saraceno, patate con frutti di mare e un pesto di avocado cotto e pistacchi. Visto che il tema era l'avocado, Riccardo ha riportato la... Come che si chiama quando si fa quella sorta di S sotto la C? Ah, bravo, la sapevo, mannaggia. La Sevilla. E ha fatto il 4 con Rondina. Sono sbagliato. È un 3. Ma all'asilo che facevi te? Macello. Sai dove mi hanno messo una volta? In cucina. Come ti pensavo? Ancora 11 a 8, 22 a 16. Andiamo di leggerezza adesso. Leggero, leggero, light, light. Bombe fritte o sacher? Da presentare, Da presentare, deve essere bello. Sacher. Sacher, sacher sì. Tort. È la sacher, il dolce, per la prova di presentazione. Golosissima, quella originale è pazzesca, famosa, tutti non posso non averla mai assaggiata una volta. Voi dovete renderla creativa, bella, quello ci interessa, precisa, pulita, che stacchi dal piatto. Questi sono i criteri di valutazione. Chi si porta a casa il kit? 22 a 16, via, 7 minuti. Guarda, ti dico una cosa, tu non eri nato e io sono andato nel caffè Sacher. Attenzione. E questa deficiente che ho invitato lì, che mi ha ordinato proprio la Sacher. Ti ho dato tutto quello che avevo di soldi. Sono un po' carini, però sai che sono stato là a fare anche un documentario culinario e la ricetta originale, cioè l'invenzione della Sacher, se la litigano tra due posti, esatto. E non si sa bene ancora chi l'ha fatta per primo. Comunque è diventato praticamente un souvenir e ti spennano effettivamente. Io so che litigano se la confettura di albicocca debba stare dentro tra le due... O sotto la glassa. O sotto la glassa di cioccolato. Su questo non lo sapremo mai, quindi mangiamole tutte e due. Esatto. Buonanotte. Sì, anche in Italia... Tu sai che Nanni Moretti l'ha consacrata definitivamente nel suo film Bianca e quindi da lì ormai non puoi più portare una torta a Moretti a casa sua che non sia una sacca.
E poi ovviamente la sacra è quella, o porti quella proprio piccola, che quindi è un cioccolatino per uno, o se ti portano quella grande gliela vedi in faccia appena se ne vanno, no? C'è la torta, no Riccardo, è la tua, no, ve la riportate via! Perché è una bomba calorica, capito? Le piccoline però funzionano. Sono voi carine. Come la mangiate? Sì. Sono impaurite. Tutte qua. Buona però, eh? Soprattutto per una cenetta a due, io do un consiglio. Una sera ho fatto un menù per San Valentino veloce. E se la tagli con il coltellino liscio, fatta tipo una rottura, no? A metà. Poi magari la rimetti bene sopra, la glassi addirittura dopo con una glassa ancora morbida. Poi si divide in due come se fosse rotta. È molto carino. E lì non vai via, ma non la mandi via. Ma lì eri tu l'altro del San Valentino, gli hai fatto la tortina? Bene, come la farcisci questa sacca? Io ho fatto una coulisse di fragole, che l'ho sostituita praticamente alla confettura di albicocche. Poi ho messo una crema pasticcera alla vaniglia sopra, qualche fragolina. Adesso la ricopro con cioccolato fondente. Quello è il piatto che usi, poi, brava, che non lo sporchi adesso, sì, lo metti solo quando è finita. Esatto. E poi la glassi? Decorerò, sì, un cioccolato fondente. Raccomando, quello è importante. Sì. Qua andiamo di mignon, un altro esperto delle mini porzioni. Mini porzioni. Ne inviti due amiche alla volta? Ah no, per la giuria, scusa. Tu l'hai scomposta. Sì. Hai messo la composta sotto sul piatto. Esatto. E poi? E poi metto le tre a formare tipo un triangolo. In mezzo ci metto la panna montata, che ci va nella sacca. E poi sopra gli faccio un disegno col cioccolato fuso e un po' di albicocca disidratata che ricorda l'albicocca della sacca. La panna va nella sacca? Ci andrebbe una salsa alla vaniglia. In Austria serve. Ah, d'accompagnamento? Sì, d'accompagnamento. Ok, ok. Sì, per alleggerire. Sempre, sì, esatto. Per alleggerire. Sì. Sì. Perché quando si usa la panna in pasticceria si dice per alleggerire, no? Per dar volume, ma... Quando sei lì in montagna che devi ripartire a sharp. È lì che prendi tutto questo sole. Esatto. Che si è abbronzato. Senti, ma lo sai che è la precisione che conta nel piatto qua? Io sarei un pochino più... Sì, un cucchiaio. Allora, aspetta. Che bello, ragazzi, Bologna. E da lì in giù. Io sono toscano, però spesso passo da Bologna per scavallare. Bene, allora, visto che li vedo abbastanza concentrati e comunque sul pezzo, nel senso sanno benissimo quello che fare, non improvvisano, potrei chiedere a Chiara Masci, che di dolcetti se ne intende, di dare una ricettina con la sacher. Te la ricordi, la dose o no? No, le dosi della sacher no, anche perché sono le classiche torte che quando faccio sono lì con i libri di cucina oppure con i blog di cucina davanti, con i siti di cucina, perché comunque ci sono tanti ingredienti da seguire. Però da presentare mi piacerebbe presentata anche su uno spiedino, cioè scomposta come l'ha fatta lui, ma magari fare cubotti di sacher messi su uno spiedino uniti da una sorta di gelatina di albicocche e poi con sopra una glassa fatta al momento o una ganache fatta al momento, magari un pochino più leggera, di cioccolato. Sai com'è carino anche? Se tu prendi, questa te la do per il blog, invece di fare quell'impasto fai l'impasto della caprese, perché a me piace di più, che è simile ma è più buono con le nocciole o con le mandorle, in quel caso lì, e bellino morbido, poi fai dei dadini, poi frulli le albicocche fresche, con un pochino di zucchero, goccio di limone, un pochino di miele, fai una sorta di zuppetta fredda, ci li metti dentro e ci metti il cioccolato fuso che si blocca praticamente sul freddo e diventa il cucchiaio un po' una più fresca, sì, è una rivisitazione. Io lo sai, l'ho detto. Fiammetta mi ha già parlato che a livello storico. Allora vado a mangiarla e ho finito. Avete 30 secondi. Mi piace questa prova di presentazione, non l'avevamo ancora fatta. Non è facile, però dà modo di usare più ingredienti, perché comunque sono quelli che la compongono, voi potete scomporla sempre riportando. La tosta, Per leggeri. Mi piace. 10 secondi. Che c'è? Che c'è? Cosa che ti turba? Questa è la classica cosa da mettere sulla retina e far... Stop, perché non t'avevo visto, mi sono girato un attimo. Ha rovinato tutto. No, no. Ho detto niente. Però. Allora, signori miei. Sono scomposta.
golosa, Guarda Chiara, gli è venuta la goccina. Ma non ora, dopo, pubblicità prima. Bentornati in studio, Qualche Fiamme. Ultima prova, presentazione, Cristian è sotto. 22-16. Se si vuole portare a casa il kit di Qualche Fiamme, deve aver sperato di stupire la giuria con la Sacher rivisitata. Però prima c'è quella del nostro bel avvocato, che ha preparato una Sacher alle fragole. Golosità presentata in modo sicuramente elegante, molto bello anche il tocco di verde, il piatto scelto in abbinamento è molto bello ed è bellissima questa lucentezza effettivamente che ha la glassa, che sa di appena fatta ed è una cosa tipica comunque della Sacher. Come la mangerai tu? Brava! Devo dire che qui c'è il piatto in contrasto, pochi colori, tun 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 tun, ok. Ermetico Riccardo Rossi. Io trovo che questa piccola torta, no? Non è né troppo piccina, che sembri una pasta grossa, né troppo grande, quindi molto carina. Poi, effettivamente, la lucentezza che è riuscita a dare alla copertura, io la trovo straordinaria, in una mano non professionale. Tanto che questa cosa laterale, questa sbavatura, impossibile da fare nel tempo previsto, e in più le fragoline, è molto carina, è molto bella, ben fatta. Cristian invece l'ha preparata in tre, non l'ha farcita ma ha riportato l'albicocca secca sopra, la confettura è sul fondo, questa qua, con sopra poi il cioccolato, l'ha divisa tutta. E di qui il problema è che la confettura me l'ha indicata Simone, perché effettivamente non si vede, che è una delle cose comunque caratteristiche della Sacher. Bastava cambiare piatto ovviamente, avere risalto della confettura arancione e ovviamente anche la Sacher nera. Qui carina l'idea di usare il coppapasta e di fare tre mini porzioni, perché questa effettivamente è la porzione singola. Mi piace anche l'idea di mettere la copertura così, quindi non proprio a glassa. Peccato per questo accostamento con questo piatto, che è un bellissimo piatto ma non in questa versione di ricetta. Qui c'è stato un grande ragionamento prima dell'esecuzione, perché io ti dico, allora, questo, come ha detto Caramaci, la porzione ideale, il bianco al centro, la straordinaria idea di mettere questa roba arancione che è, aiutami, albicocca. Cioè, sì, questo qua, se uno diceva Simone, io non l'avrei mai visto, e poi la neige, che col piatto bianco, per fare l'esempio, non serviva proprio. Cioè, però non ti veniva manco la tentazione. Qui si è reso conto lui, fammi fai vedere far qualcosa, che ci ha messo bianco sopra, perché si è reso conto che aveva doppato il piatto, che era tutto flat, tutto. Quindi purtroppo. Però l'idea era straordinaria. Io ve lo dico sempre all'inizio sfida, il contrasto anche col suppellettile ceramico. Il giorno che io vedo un concorrente che rimira per 6 minuti la piattaglia, io so che prenderà 5. Voto massimo di presentazione. L'idea di scomporre la Sacher, che è un dolce mitico, dimostra coraggio e molta iniziativa. Quindi questo va assolutamente premiato. Sì, anche perché comunque premiato. Il piatto è uno dei criteri di valutazione. Assolutamente, esatto. Assolutamente. Quindi l'idea di è eccellente. E poi è giusto che ci sia anche la panna, non solo per la nota di colore, ma perché nella Sacher tradizionale in realtà accanto la panna c'è. Però, insomma, bene, bene. Sì, l'idea era molto carina. Sì. Bravo. Allora, 22-16 la situazione. Cristian. Ma. Vi siete persi qualcosa a casa? Andate su internet e ci trovate sul nostro sito o sul nostro social network, che è Facebook. E che vi dico adesso? Che vince 15-13 Vanessa! 37-29, brava! Caso chiuso, mi dispiace Cristian, venite con me, che adesso dovrei parlare un attimo. Bravo! Bravo!
Invidiosi? Potete farlo anche voi, seguiteci anche domani, 18.40, la 7D. Era proprio bello, poi quell'arancione sopra ci sta da dire. Se mettete il bianco bianco, vedevi tutto, usciva fuori tutto. Non è brava, non è brava. No, io ho dato anche il massimo a Caterina su questo, per il coraggio della grande. Sì. È buona, eh?